Salve a tutti, bentornati su Polvere e Fumetti e bentornati alla vostra forse rubrica preferita dove ne diventare ogni settimana più povero della precedente. Come si suol dire, Lucca non perdona mai, perché soprattutto quando si rientra da Lucca in fumetteria è sempre un massacro, è sempre un salasso. E questa settimana, recuperando anche le cose uscite durante la settimana di Lucca, è stato abbastanza interessante tornare in fumetteria. Come al solito, alcuni di questi fumetti li trovate qua sotto in descrizione per poterli recuperare su Amazon a un prezzo scontato. Sapete bene che se li acquistate tramite il mio referral arriva una piccolissima percentuale che però a voi non toglie assolutamente nulla. Io sono quasi totalmente svociato. Oppure, se siete di Pavia e passate da queste parti, li trovate belli belli freschi freschi ad aspettarvi presso la nerderia, che qua in link sono qua sotto in descrizione. Cominciamo però con un fumetto uscito, in realtà sì, l'ho preso in fumetteria ma è uscito in edicola, che è il numero di Dylan Dog 422, chiamato Il periodo blu, il momento blu, scritto da Andrea Cavaletto, autore di diverse storie, mi sembra, per edizioni Inchiostro, sempre, se non mi ricordo male, molto improntante sull'horror, il body horror in particolare, se non mi ricordo male, disegnato da Christopher Possenti, un autore che sinceramente non conosco, ma che mi piace abbastanza. Uno stile molto, mi viene da dire, molto italiano, mi ricorda per certi versi Cavenago come stile di disegno, però non mi dispiace, sembra essere una storia appunto giocata sul discorso del momento blu, quindi potrebbe esserci in campo un discorso come la depressione, anche se vedo dei mostroni molto molto particolari in copertina, quindi sono molto molto curioso di leggerlo con le nuove copertine dei fratelli Cestaro. Passiamo ai manga, per cui ci sono un bel po' di cose di cui parlare. Cominciamo con Star Comics, per cui c'è soltanto l'uscita, per quanto mi riguarda, del numero 99 di One Piece in Special Edition. Queste edizioni appunto che Star Comics sta pubblicando per i numeri 98-99, se riesco a trovare un punto dove farvelo vedere, in cui viene pubblicato il numero ovviamente di One Piece. Vabbè, non sto ad aprirvelo, con questa copertina in PVC che raffigura i personaggi, anzi raffigura Ruffy in copertina, e poi dietro di lui ci sono praticamente tutti i personaggi apparsi nella saga. Sono due copertine, quella dei due numeri, che vanno a comporre un'unica immagine. Anche il poster, sono due pezzi di poster che vanno attaccati per comporre appunto questa immagine più grande, e sono molto curioso di vedere cosa verrà fatto per il numero 100, per il numero che contiene al suo interno anche il millesimo capitolo di One Piece, di questa splendida serie di Eiichiro Oda. Sono iniziative, questa viene proposta a 6,90€, un po' per collezionisti, un po' per appassionati. Penso, se non mi ricordo male, è uscito anche il numero 99 in edizione standard, che purtroppo mi sono dimenticato letteralmente di comprare, però per ora c'è questo. Sappiate che appunto è pubblicato, verrà proposto in questa edizione, mi pare fino all'esaurimento delle scorte, soltanto per la prima tiratura, mentre invece il numero 100, con all'interno appunto il millesimo capitolo, dovrebbe avere una tiratura ancora più bassa, dovrebbe essere ancora più raro, più interessante da accaparrarsi. Passando invece ad altri editori, cominciamo con Bao, per cui ho comprato un manga che avevo avuto modo di sfogliare a Lucca, mi sembrava abbastanza interessante, pubblicato per la linea Aiken di Bao, che pubblica appunto tutti quei titoli giapponesi, che si chiama Futagashira di Natsume Ono, ripeto, di Bao Publishing, al prezzo di 7,90€. Si tratta di una storia ambientata nel periodo Edo, mi pare, nel Giappone feudale, che ha come protagonisti questi due scagnozzi, questi due personaggi facenti parte di una banda, penso di una banda criminale, che a un certo punto decidono di cambiare vita, decidono appunto di mettersi in proprio, di creare una propria attività. Mi intrigava molto come premessa, un po' il fatto appunto di questi personaggi molto molto particolari, il fatto che fosse appunto ambientata in quest'epoca molto molto intrigante del Giappone, il periodo che poi mi sta appassionando di più leggendo Lone Wolf and Cub. Anche lo stile di disegno è molto molto particolare, questa Natsume Ono non mi è affatto nuova, sia come nome sia come stile. Penso che Bao abbia sicuramente già pubblicato qualcosa
di quella che penso essere un'autrice, ma credo che sia già arrivato anche qualcosa per altri editori, appunto di questa Natsume Ono. Ripeto, mi intrigava molto nelle sue premesse, mi sembrava essere una cosa molto molto interessante, anche una cosa un po' diversa dal solito da provare, da leggere, quindi ho detto, boh, visto che è uscita adesso in fumetteria, avevo avuto modo appunto di sfogliare la Lucca, volevo evitare di prendermi un'altra cosa da portarmi a casa direttamente dalla fiera, ho detto, boh, vediamo un po' com'è questa novità, questa pubblicazione tutta giapponese, tutta manga, appunto di casa Bao Publishing. Poi qua c'è una delle prime chicche per Panini, perché è uscito proprio questa settimana l'ultimo numero, il numero 34 dell'Attacco dei Giganti di Hajime Isayama, volume un pochino più cicciotto, un pochino più grosso rispetto ai suoi precedenti, però sempre al prezzo di 4,90€. Non voglio aprire niente, non devo guardare niente, lo metto via qua perché voglio mi sono tenuto da parte gli ultimi 3-4 numeri appunto per poterli leggere tutti quanti insieme, per in qualche modo appunto poter avere un respiro un po' più ampio sulla conclusione di questo fumetto, che è senza ombra di dubbio uno dei più, delle novità più interessanti, delle novità più chiacchierate almeno degli ultimi 10 anni. Sinceramente non riesco a condividere così tanto l'entusiasmo che soprattutto i grandi esperti, e c'è un motivo se appunto le persone più esperte lo hanno esaltato, lo stanno esaltando, per cui sicuramente è un problema mio, un problema di superficialità di lettura, di letture molto frammentate, per cui sto aspettando di, appunto stavo aspettando di avere tutti quanti i numeri per poter leggere il finale tutto d'un botto, anche se ovviamente c'è tutta una costruzione pregressa, una costruzione prima di questa serie, e appunto per questo vorrei aspettare che esca anche l'anime. Penso che sia totalmente aderente a quello che è il fumetto giapponese. Vorrei appunto riguardarmelo tutto, diciamo rifruire totalmente dell'opera di Hajime Isayama per poterla forse probabilmente apprezzare un pochino meglio. Panini ha deciso di festeggiare in più modi l'uscita appunto dell'ultimo numero dell'Attacco dei Giganti, pubblicando per esempio dei pack. È uscito due pack in particolare, questo è il primo, quello che ho acquistato io, il Bundle Beginning, che all'interno ha la variant appunto del 34esimo numero, e poi ha dietro di sé questo volumetto che appunto dà il titolo al pack, che è Beginning, che mi pare contenga, tra i due era quello che mi interessava di più, contiene al suo interno quello che è la storia, il prototipo, l'idea iniziale che Hajime Isayama ha avuto per dare vita appunto all'Attacco dei Giganti, se non mi ricordo male. Dovrebbe esserci anche un altro pack con all'interno le short stories, mi pare l'ultimo volumetto delle short stories, una cosa che mi faceva notare in fumetteria, una cosa un po' divertente, è che tutti i numeri dell'Attacco dei Giganti dall'1 al 33 hanno questa costina nera, mentre il 34esimo numero, che è pubblicato in questa edizione con questa copertina, che è la copertina originale ovviamente, ha la costina tutta colorata, mentre per averli tutti qua, se ci fosse qualcuno con un disturbo ossessivo compulsivo, dovrebbe comprarsi la variant, che appunto è nera. Mi ha fatto morire dal ridere questa cosa, e dico proprio sinceramente, però appunto di solito cerco anche un po' di approfittare di questo genere di promozioni, di offerte tra virgolette. Infatti mi sono preso sia la normale che il pack. Mi intrigava sicuramente di più l'idea di poter leggere quello che era l'idea iniziale di Hajime Isayama su questo fumetto, piuttosto che invece comprarmi il pack con dentro le storie brevi, per cui mi sono buttato, ripeto, su questo pack che costa 14,90€, perdonatemi, quindi dovreste trovarlo tranquillamente in fumetteria, e dovrebbe esserci disponibile anche appunto l'altro pack con dentro le storielline brevi, che spesso, se non mi sbaglio, vengono pubblicate sulla rivista giapponese, sui numeri giapponesi, ma sono tutte quante storie, se non mi ricordo male, ironiche, comunque comiche, ecco. Però appunto, se invece siete interessati ad avere il volumetto Beginning, che se non mi sbaglio verrà pubblicato esclusivamente in occasione appunto di questo pack, sappiate appunto che lo trovate disponibile in fumetteria. Magari vi conviene un po' affrettarvi se vi interessa, perché visto la portata del fenomeno potrebbe andare esaurito. Un'altra cosa che è uscita, un altro pack, visto che Panini questo mese ci ha dato veramente molto dentro, un po' anche per cavalcare sicuramente il periodo lucchese, è l'uscita di una novità di Kyu Hayashida, autrice di Doro Edoro,
che è appunto Die Dark. E in questo caso appunto c'è questo pack pubblicato al prezzo di 15€, che contiene il primo numero di questa serie di Die Dark e poi il primo numero di Doroedoro in edizione variant, con questa col faccione appunto del protagonista, questo stregone che ha subito questa maledizione, è stato trasformato al suo volto, è stato trasformato appunto nel volto di un alligatore che va in giro in questo mondo totalmente bislacco, totalmente grottesco sotto certi punti di vista, pieno di personaggi altrettanto grotteschi e bislacchi, per cercare appunto di scoprire chi è lo stregone che lo ha maledetto, che gli ha appunto sostituito il viso con appunto questa specie di maschera da alligatore. Va in giro a mangiarsi letteralmente gli streponi, va in giro a inghiottire le loro teste per far vedere alla testa che c'è dentro appunto la bocca del suo alligatore la faccia dello stregone, che del povero stregone malcapitato, per capire se effettivamente sia lui appunto lo stregone responsabile della sua attuale condizione. Prezzo di 15€ per questi due numeri disponibili appunto in questo pack. Mi pare che, anzi, è tranquillamente disponibile a parte il numero 1 di Die Dark, mi pare al solito prezzo penso tra i 6,50€ e i 7,50€, quindi ho voluto provare assolutamente a prendere anche questa novità di Kyo Hayashida, perché un po' mi spiace, avendo rivisto l'anime, avendo provato un sacco di tempo fa a leggere Doroedoro, vedendo l'anime mi sono un po' mangiato le mani, ho detto cazzo, ma tutto sommato era divertente, era così bello, era anche sporco graficamente. Se andate a vedervi qualche pagina di appunto Doroedoro, era veramente uno stile sporchissimo, pieno di tratti nervosi, una roba stranissima anche a livello grafico, sicuramente più piacevole è la visione dell'anime, ecco. Per cui ho detto non voglio perdermi questa occasione, non voglio perdermi appunto l'uscita di questa novità, magari darci un'occhiata, vedere un po' se vale la pena portarla avanti, appunto, ripeto, di Kyu Hayashida. Tra l'altro sempre in occasione del periodo lucchese ci sono i soliti gadget, i soliti regalini, e in fumetteria, acquistando non so se il pack o semplicemente il primo numero di Die Dark, viene regalata questo foglietto magnetico con questi figurini del protagonista preso in diversi momenti della sua vita, da staccare, ovviamente da poter attaccare sul vostro frigorifero, su una qualsiasi superficie magnetica. Ecco, questa la lascerò così, penso che me l'attaccherò proprio di fisso sul frigorifero, senza stare a staccarmi ovviamente tutti gli omini. Però è una cosa carina, una cosa interessante. Tra l'altro mi sono perso anche un po' di altri omaggi di Panini che dovrò recuperare in fumetteria nei prossimi giorni. È uscito poi il quarto numero di Blue Lock di Muneyuki Kaneshiro e Yosuke Nomura, che soprattutto col numero 3 mi ha sorpreso molto. C'è stata questa rivelazione molto particolare su un personaggio che faceva parte, che faceva parte della squadra Z, mi pare si chiami il Team Z, appunto questo gruppo di calciatori protagonisti appunto di questi primi numeri della serie, che si stanno battendo con altre squadre, ma allo stesso tempo anche battendosi tra di loro all'interno appunto di questa prigione chiamata Blue Lock, per questo progetto che appunto è volto alla creazione, all'addestramento dell'attaccante giapponese più potente della storia appunto del Giappone. Mi intriga molto per ora come serie, come sta proseguendo. Devo dire che un pochino l'entusiasmo iniziale sta un po' scemandino, un pochino, devo dire che se non fosse stato per questi cliffhanger, per queste rivelazioni, per anche lo sviluppo di alcuni di questi personaggi, avrei lasciato perdere già col numero 2, però voglio darci ancora almeno questo numero di scarto, voglio vedere un po' come va avanti, come prosegue. Per ora è abbastanza carina questa cosa poi del cinico egoismo del voler appunto vedere questo attaccante, cioè cercare di costruire la squadra totalmente in funzione dell'attaccante, giocare sull'aspetto predatorio appunto del calcio, andando poi a uccidere quello che invece è lo spirito di squadra tipico di questo sport. Ecco, questa è una cosa che va un po' a morire, perché poi ovviamente si vanno a creare dei legami, delle relazioni tra i personaggi, che sebbene stiano combattendo fondamentalmente tutti quanti per lo stesso fine, stiano combattendo tutti quanti con lo stesso obiettivo, dovrebbero giocare appunto in maniera più egoista. Ecco, e questa cosa
non succede, mettiamo proprio le cose in chiaro, si creano delle relazioni, alle volte succedono cose totalmente contrarie come abbiamo visto nel numero precedente. Però ecco appunto questa cosa qua, ripeto, del puro egoismo, del sano egoismo, secondo appunto questa teoria del Blue Lock, questa cosa, ripeto, va un po' a scemare. Però tutto sommato è abbastanza divertente, si lascia leggere abbastanza tranquillamente, per cui non, per ora gli sto dando abbastanza fiducia. Mentre una novità che quando esce ogni volta, proprio esce un numero, me la piglio, me la guardo, me la leggo in maniera vorace perché mi piace un sacco. Non perché sia una storia particolarmente originale, ma perché, come dicevo sempre, ultimamente, quando vi ho parlato di questa serie, ultimamente sto cercando un po' di riprendere tutti quei titoli, soprattutto giapponesi, anzi esclusivamente giapponesi, che mi ricordano questo genere di atmosfere, quindi un Giappone tra gli anni 80 e 90, con un certo tipo di cultura popolare, con un certo tipo di risvolto sociale, con un certo tipo di contesto anche musicale, per quanto mi riguarda, che mi affascina un sacco, che ovviamente è Tokyo Revengers di Ken Wakui, uscito il numero 8 anche in fumetteria dopo essere uscito in anteprima Lucca. I numeri precedenti sono stati belli, belli pesi, belli, belli interessanti. Vedremo adesso come si metterà il presente di questi personaggi, anzi c'è questo continuo saltellare tra passato e presente da parte del protagonista, che sta cercando in tutti i modi di salvare non solo la sua fidanzata ai tempi delle medie, uccisa nel nostro presente dopo l'aggressione da parte di una banda di teppisti, ma cercare anche di salvare la stessa banda di teppisti dal suo inevitabile, sembra, sfacelo. Vedere appunto come si fanno dei salti tra il passato e il presente, per cercare di appunto di cambiare quello che è, ancora una volta, il destino di alcuni personaggi. E appunto mi sembra, anzi mi sta piacendo molto, mi sta intrigando, mi sta appassionando molto vedere anche come il personaggio principale poco alla volta prende coscienza anche un po' del suo ruolo, del suo compito, delle sue responsabilità, appunto del dover cercare appunto di prendere anche delle decisioni molto molto al limite, pur di appunto salvare, di portare a termine la sua missione. E poi ripeto appunto quello che vi dicevo prima, il contesto delle bande giovanili, che a me intriga veramente molto, ma già dal buon Sons of Anarchy io sono affascinatissimo da questo genere di storie, di questo spirito di fratellanza che si crea fra questi personaggi, che sembrerebbero non avere una morale, sembrerebbero essere dei criminali tout court, invece hanno anche loro un cuore, un codice fondamentalmente. Questa è una cosa che mi ha affascina veramente veramente molto di storie di questo tipo. E poi, concludendo con il Giappone, concludendo con J-pop, concludiamo con una conclusione, che è il 12° numero di La Fenice di Osamu Tezuka, l'ultimo volume dal titolo Le Origini, venduto al prezzo di 12 euro, numero che praticamente è la metà di un numero normale della Fenice. Ce ne lamentiamo, perché finora i numeri della Fenice usciti erano dei mallopponi mostruosi, erano veramente enormi. E niente, si conclude questa splendida serie, che è una vera e propria, un vero e proprio excursus su tutta la storia dell'uomo, balzando dal presente al futuro, e tutto con questo filo rosso della ricerca dell'essere umano, dell'immortalità, del trascendere quelli che sono i limiti umani, cercando appunto questo misterioso uccello, l'uccello mitologico della Fenice, in grado di dare la vita eterna. E questo dà il via a tutta una serie di argomenti, di riflessioni, da appunto la caducità della vita alla ricerca dell'eternità, al senso dell'eternità, ha veramente senso vivere per sempre, ha per esempio tematiche più fantascientifiche come il rapporto tra l'uomo e la tecnologia, l'amore tra l'uomo, che può esserci tra l'uomo e una macchina, ecco, cos'è che determina l'amore appunto tra due esseri, la loro natura o i loro sentimenti, tutto questo genere di riflessioni, sempre ovviamente realizzate con l'iconico stile del dio dei manga di Osamu Tezuka. Sono stato veramente molto molto contento di aver seguito questa serie, veramente bisogna fare un enorme plauso
a J-Pop, a 001 se non mi ricordo male, non mi ricordo mai chi è l'editore con cui J-Pop ha istituito questo contratto appunto per poter pubblicare tutte le opere di Tezuka in Italia, ripubblicandone alcune come per esempio proprio La Fenice, Blackjack, portandone in Italia anche alcune che non erano mai arrivate, quindi finalmente si è conclusa in questa serie. Ringraziamo ancora una volta, ringrazio ancora J-Pop per aver ristampato questa serie, per avermi dato modo di assaporare, di poter godere di questo splendido fumetto appunto di questo grande autore che ovviamente è Osamu Tezuka. Passiamo adesso alle uscite americane con un pizzichino anche di italiano, per cui è uscito per Edizioni BD il quarto e credo ultimo numero, se non mi ricordo male, di Dark Ark, di Callen Ban, di Wando e Jesus Hervás, che qua disegna insieme anche ad altri autori come Antonio Fuso, Juan Choi, Stefano Simeone e Dave Sharp, alcune pagine di questa, penso, ripeto, che sia la conclusione effettiva di questa serie, perché ricordo che era uscita in America anche questa seconda parte di questa serie che si chiamava Before the Floods, quindi dopo il diluvio, dopo l'allagamento, in cui vediamo appunto questo stregone, questo Shrai che ha costruito quest'arca nera, quest'arca di Noè malvagia, diciamo, dove abbia chiuso dentro tutta questa serie di creature mostruose, dai draghi alle manticore, ai vampiri, mostri anfibi, insomma c'è tutto questo genere di creature demoniache mostruose, per poter appunto far sopravvivere anche loro stesse al diluvio universale, cercando di non interrompere, di non danneggiare quella che invece è la rotta dell'arca di Noè, soprattutto perché i mostri che lo stregone porta con sé e trasporta sulla sua nave dovranno avere del sostentamento in questo nuovo mondo che stanno cercando di raggiungere. Questo bel discorso, a me piace un sacco quando si toccano certi punti un po' di blasfemia. E appunto qua andiamo a vedere cosa succede dopo gli eventi del terzo numero. Abbiamo visto i personaggi principali che sono riusciti a raggiungere questo forse nuovo mondo, cercare di vedere che in realtà è già abitato, bello vedere da chi è già abitato, chi sono questi personaggi che sembrano essere degli indigeni, letteralmente proprio degli indigeni, vedere appunto come chi sono, scoprire la loro origine, vedere... Sono curioso di vedere appunto come adesso si svilupperà questa serie. Dovrebbe essere appunto conclusa con questi numeri. Vediamo come i mostri, come le creature, come anche quegli altri esseri umani che sono sopravvissuti, che hanno vissuto sulla nave di Shrai, vissuti come letteralmente carne da macello, venivano usati proprio come sostentamento, come cibo per i mostri appunto che si trovavano sulla nave di questo stregone. E appunto, ripeto, sono curioso di vedere cosa riserva questo ultimo numero, disegnato anche da altri autori. Finora Wando è stato l'autore unico, il disegnatore unico di tutta questa serie, ma vedo che appunto presumibilmente con appunto questa Before the Floods ci siano anche degli interventi anche di altri disegnatori. Adesso soprattutto ci sarà un rapporto molto interessante fra Shrai e la figlia, che insomma sta avendo un ruolo molto molto importante nelle ultime pagine degli ultimi numeri, a vedere appunto come e se eventualmente queste due figure che stanno diventando sempre più ingombranti entreranno eventualmente in conflitto. Dicevo prima di un pizzichino di fumetti italiano, perché è uscito questo piccolo spin-off di un fumetto italiano che a me è piaciuto veramente veramente molto, spero che esca presto anche il seguito, che è questo spin-off di Space Opera di Jacopo Paliaga e Eleonora Bruni, questo spin-off che si chiama Old Girl Jupiter, che viene ovviamente realizzato dai due autori, da Paliaga e dalla Bruni, con anche un piccolo aiuto ai disegni di French Carlo Magno, quindi si ricrea un po' anche la coppiata Paliaga e Carlo Magno di Aqualung, questa serie ambientata in questo futuro in cui fondamentalmente la Terra è andata distrutta. Prima che questa venisse distrutta sono praticamente stati colonizzati, è stata creata questa specie di piccolo sistema solare, tutto quanto riproducente ecosistemi, regioni, nazioni, appunto tra le più influenti del mondo, e vedere appunto cosa accade a questo protagonista, questo ragazzino che vive una vita molto svogliata, quando viene coinvolto in un complotto che coinvolge, scusatemi il ritorno di parola, l'intero assetto appunto di questo mondo. Ripeto, mi intriga molto, mi piace molto come serie. Questo è uno spin-off dedicato
a Jupiter, mi pare, esatto, la protagonista, la seconda protagonista, insieme appunto al vero effettivo personaggio principale della vicenda, un nome che è già una copertina che ovviamente ricordano ancora quanto Jacopo Pagliaga sia un grande appassionato di fumetto americano, perché già il nome, ma anche la grafica della copertina, ricordo ovviamente quella di Old Man Logan di Mark Miller e Steve McNiven, una delle storie più probabilmente importanti e più apprezzate del fumetto Marvel, e in particolare anche del personaggio di Wolverine. Passando appunto a fumetto Marvel, sono uscite anche qua un po' di cosine. La prima è questa novità, d'arrivo anche in Italia, che ho già seguito in americano, che è il volume cartonato di Spider-Man L'ombra del ragno di Chip Zdarsky e Pasquale Ferri, se non mi ricordo male, al prezzo di 16 euro. Una storia che riporta un po' in auge in casa Marvel i What If, e in questo caso ci viene presentata questa storia che ci mostra come sarebbe potuta evolversi la vita di Peter Parker e la vita di Spider-Man, ma soprattutto la vita di Peter Parker, se il buon Peter non avesse abbandonato il simbionte in favore di Eddie Brock, non avesse appunto rescisso questo legame letteralmente simbiotico, questo legame che c'è fra lui e appunto questa creatura aliena che poi ha dato vita a Venom. Vedere come appunto la sua vita da supereroe, ma anche la sua vita privata in particolare, sembra essere più che centrale il rapporto, e vedere come questo venga condizionato il rapporto fra Peter Parker, sempre più corrotto, sempre più piegato dal volere appunto di questa entità aliena, e appunto Mary Jane, quella che era la sua fidanzata, quello che in questa storia è ancora la sua fidanzata. Addirittura ci sono delle copertine come questa, bellissime tra l'altro, le copertine realizzate da Phil Noto, che sembrano suggerire anche un clima un po' inquietante, quasi horror. Bellissima anche per esempio questa riproposta sul retro, quindi mi incuriosisce soprattutto questo aspetto qua, questo tipo di approfondimento, vedere come la vita di Peter Parker sarebbe potuta letteralmente crollare, andare al tracollo, se appunto il protagonista si fosse totalmente lasciato andare a questa creatura, a questo mostro alieno. Poi è uscito il secondo numero di Strange Academy di Scott Young e Umberto Ramos. Questa è una delle cose Marvel più carine, più belle, più divertenti che sto leggendo nell'ultimo periodo, questa versione mistica, questa versione di Doctor Strange dell'Accademia degli X-Men, della Xavier Institute, dove vengono raccolti tutti questi protagonisti, questi giovani ragazzi dotati di poteri magici, dove si cercano di addestrarli, di insegnarli a sfruttare i loro poteri, allo stesso tempo cercare anche di convivere. La cosa bella è che sono tutti quanti personaggi di diversa natura, dai giganti del ghiaccio agli asgardiani, da progenie di Dormammu a zombie, insomma ce n'è veramente di cotte e di crude. Anche il corpo docenti è molto molto interessante. Ripeto, una storia che per ora è molto molto divertente, mi sta piacendo molto, però insomma Scott Young è abbastanza un marchio di fabbrica, e Umberto Ramos sta toccando delle vette mostruose, soprattutto a livello di colorazione. Mi ha stupito tantissimo, ve ne parlai quando vi ho parlato del primo numero, cioè ci sono dei punti in cui l'uso dei colori, l'uso dei volumi anche ricercato proprio tramite la colorazione, mi ha fatto totalmente, mi ha mandato totalmente fuori strada, cioè non sembrava di leggere un fumetto disegnato da Umberto Ramos, perché ha proprio questo uso, sembra quasi acquerello, non lo so, è stranissimo, è veramente bellissimo da vedersi, bellissimo da sfogliare, per una storia, ripeto, che è altrettanto divertente, altrettanto bella. Quindi ripeto, una delle cose migliori uscite da Marvel in quest'ultimo periodo, almeno secondo il mio ignorantissimo, modestissimo parere. Però vi consiglierei di seguirla se volete una storia tutto sommato abbastanza leggera, anche una cosa magari da far leggere a un giovane appassionato, a un giovane appassionato, insomma potrebbe essere una cosa carina, ecco, anche da regalare, soprattutto adesso che pian piano ci stiamo avvicinando a Natale. E concludiamo con due volumi dedicati ai personaggi ormai diventati più in voga attualmente, più entrati sotto
i riflettori, che sono ovviamente gli Eterni, per cui Panini ha pubblicato innanzitutto questo volume, Gli Eterni, la saga del celestiale sognante, che raccoglie alcune vecchie storie di Peter Bigillis, che sinceramente non conosco, Walter Simonson, Sal Buscema, Paul Ryan e Kate Pollard sono già nomi, soprattutto i primi due, che mi dicono già qualcosa di più. Una storia che ovviamente ha a che fare con questi personaggi, con gli Eterni, creati da Jack Kirby, ancora alle prese con i loro eterni rivali, ovvero i Devianti, una lotta che viene portata anche, che è stata portata anche al cinema. Io non vedo l'ora di andare a vedere questo film, perché sono molto affezionato a questi personaggi, sono molto affezionato anche al lavoro che Jack Kirby ha fatto al momento della loro creazione. Ammetto che ho molta paura, ammetto che sono veramente molto molto intimorito di vedere un po' cosa ne hanno fatto. Si riporta in voga ovviamente qua il tema dei celestiali. Pare che ci sia questo celestiale dormiente verso cui i devianti sembrano aver concentrato tutte le loro attenzioni, e che ovviamente gli Eterni cercheranno di soffiare letteralmente sotto il loro naso, cercheranno di impedire che questi risveglino queste creature dello spazio, che già più e più volte sono intervenute nello sviluppo della vita sul nostro pianeta, essendo stati i propri creatori degli Eterni, dei Devianti e degli stessi esseri umani, ma tutte le volte che si sono presentati hanno anche creato qualche problema al pianeta stesso, per esempio provocando anche l'allagamento, la distruzione di, mi pare, Lemuria, se non mi ricordo male, che è la città fondamentalmente natale dei Devianti. Poi ci sono addirittura dei ninja, delle incursioni in Giappone. Questa cosa mi incuriosisce molto. Un volumone dal prezzo di 32 euro che penso raccolga le storie forse immediatamente successive sugli Eterni agli Eterni di Kirby. Penso che siano appunto le storie che sono seguite subito dopo gli Eterni. E infine concludiamo con questo volumone che non potevo assolutamente non prendere, che costa 38 euro, una cifra piuttosto importante, che è la versione Artist Edition di Eterni, Solo la morte può morire, Solo la morte eterna, di Kieron Gillen e Esad Ribic, già pubblicato, ve l'avevo già fatto vedere qualche settimana fa, riproposto qua in edizione appunto da edizione d'artista, perché contenente, oltre, e questa è un po' una scammata, devo dire la verità, contiene fondamentalmente tutto il brossurato già pubblicato finora, quindi i primi sei numeri della storia uscita. Sì, una cosa che sinceramente non so se non era stata indicata o non l'avevo capita io, mi ha un attimo destabilizzato. E poi pagine di appendice, purtroppo sono in realtà più pagine, anzi la metà sono pagine dedicate a copertine variant dei primi numeri appunto di questa serie, riproposte in questa grande edizione. La carta non mi piace per niente, perché soprattutto quando Ribic va a usare dei colori scuri, o il colorista, chi per lui, va a usare dei colori scuri, insomma, questa carta, per farvi capire, la stessa utilizzata per il famoso caso di Mickey e l'Oceano Perduto, insomma, non rende molto bene quelli che sono appunto i colori in questa grande edizione. Però l'edizione probabilmente vale di più, perlomeno, poi c'è scritto sopra Ribic, io non riesco mai a controllarmi quando si parla di certi autori. Si possono apprezzare meglio probabilmente su questa carta le matite e basta del primo numero appunto degli Eterni, realizzato da Ribic. C'è soltanto ovviamente le pagine, ci sono soltanto i disegni, non c'è la sceneggiatura, non ci sono ovviamente i colori piuttosto che le chine, quindi io sono abbastanza soggettivo, non riesco mai a essere oggettivo quando si parla di questo artista, che è il mio autore preferito in assoluto per quanto riguarda il disegno americano, il fumetto americano, per cui ho proprio detto, boh, va bene, dai, facciamo questa cosa, me la piglio. È veramente veramente bella come edizione, ripeto, peccato per questa carta che non mi convince, soprattutto sulla resa dei colori, essendo, ripeto, totalmente la prima parte, il volume, cioè le storie del cartonato già pubblicato, dei primi numeri della serie di Kieron Gillen e Esad Ribic, che non, ripeto, vi faccio vedere per esempio in queste pagine, non, secondo me non rende bene, magari non si vede bene da video, ma dal vivo
si va un po' a creare quell'effetto ombrone, che non si vedono bene i dettagli, ripeto. Fosse stato tutto poi il volume è contenente soltanto le matite, quindi poter fare un raffronto tra una pagina e l'altra sarebbe stato un altro discorso, ma appunto qua contiene le matite solamente del primo numero. Però ripeto, se siete affezionati a questo autore, siete affezionati a questi personaggi, se è un'edizione particolare che vi piace, che ha questa costina telata, insomma, può essere sicuramente una cosa molto molto carina da avere, da possedere, da mettere in libreria. Se no, se volete leggere semplicemente una storia degli Eterni, volete leggervi questa, prendetevi quel cartonato che è uscito qualche settimana fa, perché sicuramente vi conviene. Praticamente costa letteralmente il doppio. Se, ripeto, invece volete una cosa figa, una cosa bella, ripeto, una signora edizione, tutto sommato, prendetevi questo, che male non vi farebbe sicuramente. Oh, fatemi sapere un po' cosa avete comprato e letto voi questa settimana. Anche oggi video bello, bello lungo, bello discorsivo. Vi ricordo che i link qua sotto in descrizione per poter recuperare queste cose su Amazon aspettano voi, nel caso siete interessati a qualcuno di questi volumi. Vi ripeto che anche in descrizione ci sono i miei link per recuperare invece i miei contatti Facebook e Instagram, in particolare, come sempre, sono quelli che vi suggerisco di seguire. Nei prossimi giorni arriveranno tutte le varie interviste che ho realizzato a Lucca. Ho un paio di video che avevo girato prima di Lucca da pubblicare, di un paio di cose che ho letto appunto prima di Lucca, di cui vorrei parlare, perché sono dei fumetti molto molto belli, molto molto vicini all'idea orientale, anzi neanche troppo, uno abbastanza, uno no, del appunto, che sono usciti nel corso delle ultime settimane. Io non ho più nient'altro da dirvi se non ringraziarvi, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli!